Sono Enrico Piovesana, giornalista di Peace Reporter, per cui mi occupo di Asia centrale, Caucaso, in particolare Afghanistan. Ed è proprio di Afghanistan che parliamo oggi, in merito alle crescenti tensioni, nell'amministrazione Obama sulla condotta della campagna militare afghana. Una campagna che è sempre più controversa non solo per la crescente opposizione dell'opinione pubblica americana, ormai più del 50% degli americani è contrario alla prosecuzione della missione, sia per lo scollamento degli alleati. La promessa di Obama di iniziare il ritiro nel luglio del 2011 sta sfumando rispetto a quelle che sono le pressioni del Pentagono e dei vertici militari USA. Di continuare, di prolungare la campagna militare, nessuno più si nasconde la realtà dei fatti, per cui i talebani stanno avanzando, sia come forza che come organizzazione, come controllo del territorio. Le grandi campagne militari, che ci sono state negli ultimi mesi, le stesse campagne offensive annunciate per Kandahar, non hanno e non stanno dando i frutti sperati. I rapporti che le notizie che arrivano dall'Afghanistan parlano di problemi enormi legati alla corruzione delle autorità afghane, che porta il Pentagono, attraverso i suoi contractor locali, a finanziare indirettamente i signori della guerra e addirittura i ribelli talebani ad un ritmo calcolato dalle stesse commissioni del Parlamento americano a circa 2 milioni di dollari a settimana, che indirettamente arrivano ai ribelli talebani direttamente dall'esercito americano, appunto per la protezione dei convogli militari, eccetera. E quindi il problema sarà come cercare di convincere quell'opinione pubblica e gli alleati a tenere duro ancora per anni, probabilmente. E questo è oggetto già di grosse discussioni su come recuperare, dicono al Pentagono, il controllo della narrativa della guerra per cercare di tenere più sotto controllo i media e per cercare di sostanzialmente fare una maggiore propaganda di guerra per poter appunto proseguire e ottenere il sostegno popolare necessario, popolare, politico ed economico a questa missione.